Cari amici, buongiorno, ben ritrovati al Bello di Trenord. Oggi ci troviamo nel deposito di Lecco, dove i treni sia diesel che elettrici vengono manutenuti. L'arrivo dei nuovi treni ha imposto nuovi ritmi ai nostri sistemi di manutenzione. Come vedete, anche i nostri depositi si stanno trasformando. Qui alle mie spalle un grande capannone sta nascendo e presto sarà operativo. 120 metri dove i treni potranno essere ricoverati, manutenuti e anche puliti. Qui con noi c'è Ivan Lotufo, che ha seguito questi lavori e ci spiega come è stato costruito questo progetto e come nasce questo capannone nel cuore della città. I lavori sono iniziati a luglio di quest'anno. Il capannone verrà realizzato su due binari già esistenti. Sarà costruito con tutte le tecnologie e i dispositivi di ultima generazione. All'interno installeremo due passerelle fisse aeree per permettere alla manutenzione di svolgere tutte quelle attività sia ordinarie che straordinarie per la sostituzione di tutti quegli apparati tecnologici che negli ultimi treni sono collocati sulla parte alta del tetto. All'esterno verrà installato un impianto svuotatura reflui e una zona per la pulizia e la rimozione dei graffiti. Per completare questa opera l'azienda ha fatto un investimento di 5 milioni di euro. Il nuovo deposito di Lecco quindi si sta dotando di impianti decisamente innovativi. Con noi c'è Marco Chiudinelli, che è responsabile delle attività di manutenzione qui a Lecco. E come impatteranno tutte queste migliorie sulla vita dei nostri colleghi che si occupano di manutenzione? Avremo a disposizione due ulteriori binari per far manutenzione ai treni e questo ci consentirà di svolgere interventi in modo più rapido ed efficace. Inoltre l'automatizzazione di parte dei processi di vuotatura reflui, rimozione graffiti e pulizia treni ci aiuterà a fornire un servizio sempre migliore. L'impianto di Lecco si sta preparando per raccogliere i treni di nuova generazione, quindi non ci fermiamo e continuiamo ad andare avanti verso il futuro. Dentro questo capannone che sta nascendo qui a Lecco incontriamo Laura Pisciotta, che ha la responsabilità di tenere coordinate tutte le attività di sviluppo dei nostri cantieri che si preparano ad accogliere l'arrivo dei nuovi treni. Allora Laura, a che punto siamo con i lavori che stiamo facendo nei nostri ambienti? Oltre che a Lecco stiamo proseguendo le nostre attività a Milano Fiorenza per la realizzazione delle passerelle per la manutenzione aerea e a Novate Milanese per il prolungamento del deposito. Tutti i nostri cantieri prevediamo che finiscano entro la primavera dell'anno prossimo. Il 2023 vedrà altrettanti progetti importanti per migliorare le nostre attività e per ridurre impatti e costi. A Novate Milanese creeremo il centro unico di formazione aziendale, che attualmente è dislocato in vari siti, e a Milano Fiorenza, che è uno degli impianti più grandi d'Europa, porteremo avanti il progetto di installazione per il teleriscaldamento. Avrà una durata di 15 anni per il valore complessivo di 18 milioni di euro. Questo impianto, che si estende per una superficie di circa 550.000 metri quadrati e che ospita 33 km di binari e 13 di strade, rifaremo completamente l'apparato di circolazione dei treni. Per noi è importante avere un occhio aperto sempre sulla sicurezza e puntare ad efficientare le nostre attività in un mondo come questo della ferrovia, che non si ferma mai.